Ciao a tutti amici di Automoto.it e bentrovati. Sono passati 20 anni, 20, da quando Michele Alboreto purtroppo ci ha lasciato per via di un terribile incidente all'Auschwitzring mentre provava l'Audi di Le Mans. Una scomparsa tremenda, non solo per la perdita chiaramente di un pilota eccezionale, ma anche per la perdita di un uomo incredibile che nella giornata di oggi è stato tributato, è stato onorato più volte da tutti i media, ma anche sui social, da tutti gli appassionati, proprio perché era una persona eccezionale, oltre che un grandissimo pilota. Chiaramente sono al telefono con Paolo Ciccarone. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao a tutti. Anzi, buonasera, scusami. Però, insomma, Paolo l'hai conosciuto molto bene, Michele Alboreto, un po' perché facevi già il giornalista all'epoca, ma anche perché hai avuto occasione di frequentare gli autodromi per conto tuo, proprio nel periodo in cui Michele Alboreto stava nascendo come pilota del domani. Beh, devo dirti che per quanto riguarda Michele Alboreto l'ho conosciuto non facendo il giornalista, ovvero il giornalista ho cominciato a farlo dopo. Dopo. Appartenevo a quella grossa schiera di appassionati, di gente che sognava un giorno di introdursi nel mondo delle corse e stando a bordo pista ci eravamo conosciuti perché Certo. avevamo degli amici in comune e quindi con Michele ci si trovava sempre. Poi io ero un appassionato di Formula Monza, che era quella che si correvano in notturna all'autodromo di Monza sul tracciato junior, e la prima macchina che lui riuscì ad avere fu proprio una pettarella di Formula Monza, le chiamavamo pettarelle, e quindi sai, era la macchina più brutta, sgraziata e conciata Però che abbia mai dovevi visto saper in vita mia. guidare, dovevi saper guidare Ma quella roba là. a parte il saper guidare, però per chi aveva il sogno delle corse e voleva entrare in quel mondo, era la macchina più bella del mondo, non c'era la Formula 1 che potesse resistere. Vedere questa pettarella col fil di ferro che teneva attaccata la batteria, il motore a sbalzo, il muso rivettato e nastrato col nastro adesivo con lo scotch per impedire che venisse via, il lamierino che veniva curato col bordino perché sennò ti Il nastro tagliavi. americano come Il struttura nastro portante del americano come se telaio. piovesse, Sì, esatto, per certo. cui e poi le tute che bisognava prendere in prestito da chi l'aveva, te la poteva girare, a volte si correva con le scarpe da ginnastica perché quelle ignifughe costavano troppo. E poi niente, c'era una scuderia a Milano, la scuderia Salvati, gestita da Adriano Salvati, il fratello di Giovannino, che era scomparso in Brasile in Formula 2 nel 1971, e lì c'era questo clan di appassionati che vedeva anche la presenza di gente facoltosa, tra cui Mario Simone Vullo, che faceva già l'avvocato, era un patrocinatore, e con Michele ci fu una scommessa. Visto che il ragazzino andava forte sulla pettarella, noi eravamo tutti lì a tifare, tra l'altro io arrivavo da un gruppo in cui ero più legato a Piercarlo Ghinzani, che era un altro che stava cominciando a correre, però era in Formula Ford, quindi Ghinzani lo vedevamo già come un idolo perché era già in Formula Ford, era già una roba avanti. Professionale, Poi, professionale. esatto, andavo a scuola con i cugini di Alberto Colombo aveva vinto il campionato di Formula Monza e quindi avevamo il Vero. campioncino. Ebbene, fece una scommessa Simone Vullo con Michele Alboreto, gli fece provare la sua Formula Italia. Se Michele fosse andato forte, gli sponsorizzava la gara. Beh, Michele con tre gomme ed un tipo e una ad un'altra rifilò un pagone a Simone Vullo e Simone Vullo disse: "Uè, ciumpa, che schiava forte!" E mise mano al portafoglio e gli pagò la gara. E lì Michele riuscì in qualche modo ad andare avanti. Tra l'altro, tra Grande. l'ITIS che frequentava Rozzano e poi l'ufficio postale a Milano con quella coppia di Autosprint che all'epoca era la Bibbia perché era il giornale per Certo, eccellenza delle assolutamente. corse, di solito con una copia di giornale si leggeva in 5, con quella copia lì si leggeva in 30 o 40 Ah, alla volta sicuro, perché sicuro. era un passaggio continuo e poi gara dopo gara, fin tanto che poi ci fu il passaggio in Formula 3 e poi la scalata, grazie anche, devo dire, a due fattori. Uno al Conte Zanon, che era un patrocinatore di piloti italiani, per cui quando c'era un pilota italiano lui spingeva molto, anzi devo dirti che aveva dato una mano anche a Lella Lombardi, per cui se Lella era Vero. riuscita ad arrivare in Formula 1 e anche lei arrivava dalla Formula Monza, la Formula 850, c'era una serie di categorie proprio, ma anche Ronnie Peterson, per dirtene una. Quindi Michele riuscì ad avere il supporto che a volte poteva essere economico, a volte poteva Certo. essere la telefonata per sbloccare uno sponsor,
E Michele riuscì in qualche modo ad essere parte dell'elite professionistica. L'altro aspetto importante che vorrei sottolineare fu quello di Cesare Fiorio, perché Cesare Fiorio gestiva la squadra Lancia nei prototipi e, al pari di quello che faceva con la Lancia nel Mondiale Rally, aveva favorito gli equipaggi italiani. Ti Certo, ricordo beh. soltanto alcuni nomi: Ghenzani, Patrese, Certo. Teofabi, Beppe Gabbiani, appunto Michele Sì, non Alboreto. è che cascava male, cioè aveva favorito gli italiani, ma era tutta gente che aveva un piede che era 52, no? Erano tutti abbastanza pesantoni, Sì, no? Quindi però voglio capisci che dire. all'epoca c'era una squadra italiana che Sì. correva nel mondiale prototipi e voleva piloti italiani. Sì, certo, sono d'accordo. Quindi, per cui c'erano gli specialisti, i vari inglesi, Tedeschi. soprattutto del gruppo dei Walkinshaw, o i tedeschi che erano degli esperti di prima Certo. categoria, però Cesare Fiorio insistette proprio per avere dei piloti italiani e Michele Alboreto dimostrò di essere velocissimo con il monoposto e velocissimo anche per quanto riguarda i prototipi. E da Vero. lì poi lui fece quello che avrebbe fatto un appassionato qualsiasi, no? Scrisse una lettera ad Enzo Ferrari, piena di contenuti, pieno di ricordi, pieno di attenzione, di passione, con la speranza, l'augurio un giorno di poter correre per il commendatore. Beh, Ferrari, che era un duro, quella lettera la mise in un cassetto e non la buttò mica via. Tanto che ti posso dire, nel 1982, dopo la tragedia di Villeneuve, dopo l'incidente di Pironi Sì. e anche poi i problemi di Tambay con una macchina che era degna di nota, aveva cercato di portare Alboreto in Ferrari già nell'83, però Sì. Kentire le si oppose perché voleva un pacco di soldi, perché Kentire, ragazzi, quando si trattava di quattrini, era uno che non ci vedeva bene, Anche ci perché vedeva Paolo, lui in pochissimo. tir andava già forte, aveva già vinto due gare, una nell'82 e una nell'83, tra l'altro poi se ce le vuoi dire tu, ma insomma era un pilota, un astro nascente non solo appunto nelle Sì, categorie sport, ma anche in esatto. Formula 1. Era una Tyrrell che era tornata a vincere grazie a Michele Alboreto, perché se poi andiamo a vedere Danny Sullivan, compagno di squadra, qualcun altro, cioè, al massimo andavano a piazzamento, mentre invece con Michele la macchina la portava là davanti. Sì. Ed Dov'è era che ha il periodo vinto? della turbo, tra l'altro. 82, 82 su tutti e due cittadini americani, vero erano? Detroit e Las Vegas Detroit e Las Vegas, sì, furono, infatti. esatto, e tra l'altro Las Vegas fu un'apoteosi incredibile perché era la classica pacchianata americana, quindi il parcheggio era del Caesar Sì, Palace, quindi il certo. Vabbè, palazzo però. di Giulio Cesare, e naturalmente c'erano tutti quanti quelli vestiti da antichi romani, camerieri, quindi cioè, ci fu veramente una di quelle feste incredibili. E Michele entrò nell'Olimpo, fintanto che nel 1984 si liberò un posto in Ferrari e di fatto Alboreto approdò a Maranello e da lì poi nell'85 aveva sfiorato il titolo mondiale, ci fu quella brutta storia delle turbine che Sì. furono sostituite a metà stagione perché Forghieri non si fidava o forse fu il commendatore Ferrari. Insomma, alla fine Brutta fu storia quella uno... però Paolo, anche perché poi non si seppe mai realmente quale fu il problema della macchina. Di fatto si rompeva sempre e Michele non Le riuscì a vincere turbine... un mondiale strameritato perché andava fortissimo e insomma mise più volte in difficoltà la McLaren che poi vinse il mondiale, no? Quindi insomma Sì, esatto. E direi che tra l'altro meritava sicuramente sia la Ferrari che Alboreto, no? Però motorsport fatto anche dei motori, quindi. esatto, però nel 1985, con la vittoria nel Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve con una Ferrari rossa numero 27, Tanta quindi roba. tanto per farti capire, davanti a Delio De Angelis, avevamo nella classifica del Mondiale Piloti il primo Alboreto, secondo De Angelis, Tanta cioè roba. avevamo i due italiani che erano in testa alla classifica iridata. Questo per far capire qual era il livello medio, e tra l'altro uno come De Angelis aveva al fianco un tale Ayrton Senna, per Sì, cui certo. stare lì da quelle parti era la dimostrazione di come anche Elio De Angelis fosse stato uno dal piede molto pesante. Certo. E poi la carriera di Michele, sì, i prototipi, la seconda vita, anche lì ci fu una brutta storia di sponsorizzazione a metà dell'89, perché era riuscito a tornare in Tyrrell, ma la Camel praticamente era arrivata in maniera pesante con i soldi e impose Jean Alesi, Alesi. che correva con la Reynard del team di Eddie Jordan, e tra l'altro era in Formula 3000, andava forte, e quindi Kentirel, nel vedere i soldi che prendeva per far correre Alesi, i soldi che doveva dare ad Alboreto, non ci Certo. mise
mise molto a lasciarlo a piedi, quindi c'è stato poi un passaggio alla Lus che era tutto tranne che una macchina da corsa Sì, poi come anche si deve. Footwork portò in pista, se non ricordo male, il motore Porsche, ma fu anche molto sfigato Sì, come poi era motore, se insieme a non andava. Caffi e di fatto Michele diceva sempre che quella macchina lì era talmente incasinata perché si piegava il telaio Sì. all'attacco del motore ed erano due V6 messi insieme, quindi c'era il problema della torsione tra il motore e il telaio Sì, e era più una c'era il baracca. problema della torsione tra i due blocchi di motore. Sì, era una baracca. Ma Quindi, poi Paolo, ti ricordi che tirò esatto. anche quel tuono pazzesco al tamburello che ricorda anche molto l'incidente di Senna da un certo punto di vista. Chiaramente non ci fu una rottura meccanica, ma lì si ruppe l'alettone, se non ricordo male. Sì, ci Però fu un problema aerodinamico, ma di botti in Formula 1 se ne fanno, ecco, lui ne aveva sì. fatti diversi, bruttissimo quella a Monte Carlo con Senna che gli fece uno sgarbo incredibile sulla salita che andava verso il casinò a 280 all'ora, Michele decollò e quindi fu graziato perché riuscì ad atterrare in terra, però di sicuro Senna la volta dopo la pagò e a caro prezzo, perché appena Michele in prova se l'era trovato dietro, Gli in fece piena stagione. capire che insomma No, aveva in piena sbagliato. staccata inchiodò all'improvviso, Senna fu sorpreso, diede una cartella incredibile e Ayrton, una persona intelligente, capì com'era il meccanismo e quindi con Michele disse ok, siamo pari, va bene così, stop, Infatti, ho certo. capito. Il Beh, ma problema una era volta quello. funzionava Però così, no? Se facevi il sì, coglione, no, non scusami, passami il aspettavi la termine, federazione, non no. aspettavi i track limit, non Ti aspettavi. attaccavano al Cioè muro e era uno. capivi che dovevi fare il Esatto, Michele era buon uno che sapeva idiota. imporsi in pista con la sua personalità, aveva il piede veloce, Però era sapeva come gentile gestire Paolo, le non era cose. uno che, cioè, te la faceva pagare proprio se era un caso estremo, no? Ma non era una persona, era molto mite, no? No, Nei modi di non era fare. assolutamente cattivo, però quello che lui diceva sempre è che quando tu arrivi in pista devi presentare il biglietto da visita. Certo. Lui diceva, ti ricordi, fa, hai presente quando vedono una macchina col casco giallo, capiscono che Senna e si spostano. Quando arriva Prost e vedono con casco blu non si sposta nessuno. Perché? Perché sanno che Prost è un pochino più tranquillo, sta attento, mentre invece Senna in un modo o nell'altro ti passa. E quindi questo è il biglietto da visita. Quando gli sei dietro devi passare, non devi star lì, piuttosto butti via la gara, però ti presenti della serie signori. Quando arrivo io sappiate che finisce così. Certo. E quindi era questo il discorso. Poi ti dico la carriera, la vittoria Le Mans con Audi e poi soprattutto il grande progetto, perché lui era entrato nella famiglia Audi e stava sviluppando anche le Lamborghini, il trofeo del Diablo. Lui faceva un po' come si dice da chioccia a dei giovani o dei personaggi. Per esempio, l'ultima gara che fece a Monza c'era lo sciatore Alfand Sì. che correva insieme a lui e poi praticamente visto che c'era un altro pilota molto denaroso che era molto influente, Michele tatticamente perse la gara per farlo contento, Vedi? per Tutta cui i Lamborghini si pagarono praticamente tutte le la spese di stagione. campionato perché questo qui era felice come una Pasqua perché aveva battuto Alboreto a Monza, no? Certo. Per cui la prendeva anche un po' a sorridere per Sì, lui andava divertimento. guidando con una mano e a metà Sì, acceleratore, con insomma. una mano fuori. Ma la cosa divertente è che passava fuori, siccome conosceva tutti i commissari di pista a Monza, no? Perché Adriano Salvati, il titolare della scuderia, è ancora uno dei pilastri dei commissari di pista come Alberto Certo. Angeletti, e poi tutti quanti gli altri, alcuni sono scomparsi di Di recente recente, causa sì, è vero. Covid, per cui, e lui quando passava fuori di sicuro li salutava, ecco, per cui era là con la roba, era un po' una scampagnata, un modo un po' divertente per ritrovarsi tutti quanti insieme. E lì devo dire che avevamo fatto l'ultima chiacchierata perché c'era quel progetto sui giovani Sì, italiani di mi Formula ricordo, 1 in me lo dicevi. collaborazione con Piero Ferrari. Che appena torno dalla Germania faccio la cresima alla bambina e poi ci vediamo, cerchiamo di metterci attorno a un tavolo perché Piero Ferrari mi ha dato l'ok, ovvero la Ferrari avrebbe investito parte del suo budget Formula 1 per sviluppare una Programma filiera di giovani. giovani. Esatto, Sì, era antesignano perché del concetto di FDA, no? sì, esatto, il concetto FDA l'aveva già intuito lui, però siccome Piero Ferrari era presidente della CSAI all'epoca, doveva essere un discorso federale, perché il concetto mi fa, abbiamo Fisichella e Trulli, secondo te quanti anni vanno avanti questi due? Ecco, allora, tieni presente che per adesso siamo coperti, ma guarda che dietro questi due non c'è più nessuno. Aveva ragione, perché dopo Fisichella e Trulli siamo rimasti 8 anni senza un pilota italiano in No, ma è Formula 1. vero. Ecco, quindi ci aveva Sì, c'è stato visto lui Pantano, allora. Sì, ma diciamo ha avuto qualche problema, ecco, fondamentalmente, però poca roba. ma Pantano era un altro bel piede, era un bel Sì, piedone anche poi, lui, Malcolm tritato da Lewis. Eddie Jordan, che quando vede l'occasione di far soldi
e un altro che ci si butta dentro a pesce, ecco, per cui il problema grosso è stato essenzialmente economico in alcune situazioni. Per cui l'idea era quella: troviamoci, parliamo, perché fa, ho bisogno della stampa, ho bisogno dell'opinione pubblica, ho bisogno della federazione. Con la federazione, con Piero, come chiamava Piero Ferrari, Certo. siamo già d'accordo, ho bisogno che la stampa mi dia una mano e mi supporti perché c'è da fare questo, questo e questo, per cui ho bisogno di te che mi devi fare questo, tu devi fare quell'altro, e quindi ok, dai, ci Sì, aveva già un vediamo. progetto interessante in testa, insomma, dai, anche Sì, per il suo post carriera in Alemanno, ecco. aveva le idee chiarissime, aveva le idee chiarissime su quello che c'era da fare, come bisognava farlo, quali erano le persone giuste da prendere, aveva tutto in mente, aveva una lucidità incredibile e un altruismo incredibile. E se posso dirti tutto, sono veramente amareggiato e deluso che la dirigenza sia di AC Milano che dall'autodromo di Monza non sia riuscita a intitolargli o una curva del Una curva ne tracciato o la basterebbe. sala stampa, Bravo, sono addirittura, o d'accordo. un viale, un qualcosa dedicato a Michele Alboreto, perché dicono sì, però anche Pirovano è stato campione Superbike, non abbiamo fatto niente, c'erano i Brambilla e anche per i Brambilla è vero, però Vittorio Brambilla di Monza aveva pure vinto un gran premio, è sponsorizzato dalla Beta, che era un'azienda di Monza, fatta e finita monzese. Ecco, c'è questa discrepanza, questo scollamento che in tanti anni non si è riusciti assolutamente a Boh, superare. sì, questa cosa non la capisco nemmeno io. Cioè, anche per Pirovano sicuramente ci andrebbe una curva, perché insomma lui era il re di Monza in Superbike, voglio dire, era Sì, appunto, quindi nessuno più di lui è andato più forte in quella pista, per non era cui è. l'ultimo arrivato. Il No, Vittorio Brambilla e assolutamente. Tino Brambilla Uguale. hanno segnato un'epoca da Certo, questo punto di certo. vista. Michele, uguale, insomma, Michele tributare un. Alboreto, ragazzi, è un pilota Ferrari, mi aspettavo molto da Ivan Capelli, che ci teneva, però Ivan Capelli, quando era presidente dell'AC Milano, Aveva le mani un per po' qualche strada. legattine. Sì, ci sono evidentemente dei meccanismi che ruotano dietro all'autodromo di Monza che non sono conosciuti più, per cui una cosa banale, intitolare una curva o intitolare una sala stampa o qualcosa del genere, si fa fatica, non si capisce il perché. Per cui speriamo che adesso con il centenario dell'autodromo di Monza l'anno prossimo, ma con il ventennale di Michele Alboreto, qualcosa si muova e finalmente diano il giusto merito, il giusto peso. Tra l'altro, avevano tentato di Sono fare anche una categoria promozionale, la Formula Alboreto, però era partita col piede sbagliato ed era una cosa fatta Sì, più di buona casino. volontà che di sostanza. Per cui Paolo. ti dico, un patrimonio di un pilota che è riuscito a realizzare la propria passione, di uno che è partito dal nulla. Lui era di un paesino vicino Milano, Rozzano, quindi non è che Rozzano, sì. viveva sotto i riflettori o non aveva una famiglia con il portafoglio gonfio, uno che aveva cominciato con una Pettarella in prestito, una Certo. Formula Italia per scommessa e via di questo passo, ecco, ha dimostrato che se vuoi, hai la qualità, la passione, non ti arrendi, qualcosa riesci a farla. È vero, E Paolo, questa tra l'altro lui, scusami il disturbo, ma era disturbo tra virgolette, perché mi piace sentirti sempre parlare, rimango sempre incantato. Però la cosa che ti volevo dire era che poi dopo l'incidente di Senna nel 94 lui rimase molto colpito, un po' perché fu protagonista anche lui, a suo malgrado, di un incidente in quel terribile weekend, perse una ruota della sua Minardi colpì proprio un meccanico della Ferrari. Esatto, e colpì un meccanico della Ferrari. Per cui, diciamo, nella tragedia dei vari incidenti che ci sono stati a Imola 94, anche lui purtroppo fu protagonista, senza conseguenze fisiche per lui, insomma, di un evento un po' sfortunato. E anche da lì poi partì la regola dei box, ad esempio, Del limite di si velocità. impose anche lui dicendo: ragazzi, andiamo troppo forte nei box, se uno perde una ruota viene fuori un macello. Per cui, insomma, era molto attento all'aspetto della sicurezza, portando comunque rispetto alla competizione, però, insomma, mi è sempre sembrato molto, innanzitutto molto scioccato di quello che successe quel weekend, ma poi anche molto attento a questi dettagli. Ed è incredibile che un pilota così attento, anche Dindo Capello, no? Quando gli chiedo di Alboreto, lui gli viene la pelle d'oca alta a 6 metri, perché hanno corso insieme, gli volevano bene matto. Sì, Per soprattutto Michele perché Alboreto, Dindo Capello credo fosse quasi come un figlio, no? Ecco, di sì, fatto, ma quindi, doveva andare o Dindo un Capello a fratello. fare quella sessione di prove all'Austin Ring e invece andò Michele. Sì, certo, ma insomma, poi sai lì le sfighe, come prendere un aereo, lo prendo io, lo prendi tu, cioè, voglio Sì, dire, no? Se esatto. poi casca è andata così, E però. poi tra l'altro quel 2001 l'Austin Ring è stato un posto maledetto perché poi a Sì, settembre ci fu l'incidente di Zanardi, Zanardi certo. e tra l'altro ne approfitto per mandare un abbraccio Ma fortissimo alla grandissimo ad famiglia, Alex, certo. perché Alex sta ancora lottando e quindi
non molla, ecco, non No, molla non è e uno che quindi molla, quello lo sappiamo, quello l'abbiamo capito, non è uno che sta molla. ancora lottando e quindi comprensibile la voglia di riservatezza della famiglia, Certo. però un doveroso messaggio di in bocca al lupo bisogna farlo, ecco. Assolutamente, Paolo, senti, ti ringrazio perché poi sono sempre storie belle le tue, anche perché poi queste cose le hai avuto la fortuna di toccarle con mano, fanno parte di Le ho un... Certo. vissute, per cui ti dico Nel ogni bene e nel tanto male, quando. perché poi alla fine certe cose magari era meglio non Sì, ma ti dico vederle. poi alla fine quando cominciai a fare giornalista perché riuscire a correre in macchina, a parte che costava troppo, a parte che non ero dotato, e quindi Michele, quando io arrivai in Formula 1, mi diede tutto il massimo supporto perché mi conosceva e mi disse una cosa: ascolta, non ti preoccupare, qui te le faranno pagare tutte, ma ricordati che il mondo è una palla che gira, quindi prima o dopo se ti fa qualcosa ti ritorna È vero. e poi sta nelle tue mani. E poi non ti preoccupare, ti romperanno i coglioni, ma dopo il terzo Gran Premio farai parte dell'arredamento come i Garrai, gli alberi, i cortoli, e quindi il problema è passato. Poi Esatto. se hai problemi vieni qua che ci penso io, ecco. Grandissimo, bravo, bello. Questo per dirti un pochino qual era il rapporto con Michele. Va bene, Paolo, ti ringrazio tantissimo e ci sentiamo adesso nei prossimi giorni, insomma, ci avviciniamo al prossimo Gran Premio, per cui Gran dai. Premio del Portogallo, Portimão, e poi ci sarà il Pochimau. Gran Premio di Portimão, Meravigliao, poi ci sarà il Gran Premio di Spagna, andremo a Ne vedere abbiamo. Barcellona, ho Vai. già riempito 17 pagine di modulo del Buono. Ministero della Salute spagnola, per cui Beh, sono una ventina di pagine in meno rispetto a Imola, comunque, dai, non è male. sì, però non mi è ancora arrivato quella della Federazione, Ah, per cui ok, ho mi capito. aspetto le altre 37 Va pagine. bene, dai, senti, ti ringrazio, mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia di Michele Alboreto, a sua moglie, alle sue due splendide figlie e chiaramente un abbraccio anche a tutti gli appassionati di motorsport che oggi si sono uniti nel ricordo di questo grande campione che non è passato, ecco, ci ha lasciato 20 anni fa, ma sembra ieri, no? Ecco, quindi Esatto, lo è portiamo ancora qua sempre... con noi, ecco, questo per Esatto, quello dirti. sicuramente. Grazie Ciao, Paolo e auguri a belli. presto. Ciao! Ciao.